Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Ok, finalmente sono tornato. Scusate se sono sparito per un bel po' di tempo, però ho avuto da fare. Ok? Giuro. Ma Boban, cosa hai fatto di così importante che ti ha portato addirittura a ignorare il tuo canale, il tuo spazio che ti sei sudato in tutti questi anni? Signori, c'è un motivo ben preciso. Ho lavorato su un fumetto. Ok? Magic Press ha avuto il coraggio di tentare di unire la mente di Don Alemanno alla mano di Boban Peso per creare questo progetto straordinario, cercare di rielaborare, cercare di raccontare la vera storia di Heidi, cara dolce ragazzina che va sulle montagne portata dalla sua zia e incontra il suo nonno e poi fanno delle bellissime cose, passeggiano per la montagna, lei impara a fischiare, impara a gestire le capre, conosce Fiocco di Neve e poi va in città, conosce Clara, la rotte, ma la sappiamo tutti la storia di Heidi. E in realtà non è così, ok? A quanto pare c'è un lato oscuro di questa storia che pochi sanno, ovvero che Heidi, la nostra piccola graziosa bambina, è in realtà una vegana, anzi una nazi vegana, una di quelle proprio estreme. In sella al suo caro amico Nebbia è pronta a scendere dalle montagne per spaccarci il culo, anzi spaccarvi il culo. Noi no, io e Don Alemanno siamo salvi perché noi siamo l'abbiamo creata, non possiamo essere uccisi, a meno che non facciamo la fine di Dottor Gelo. E allora lì è un altro discorso. Questa è la follia a cui ho lavorato per più di 2 mesi, che mi ha portato veramente a isolarmi in casa per poter riuscire a finire questa opera, e sono veramente orgoglioso. Quindi io non vedo l'ora che esca Nazi Vegani, e manca poco. Domani ci sarà l'anteprima. Domani, dico domani perché da domani inizia l'Etna Comics, quindi io sarò presente all'Etna Comics e ci sarà la presentazione direttamente del fumetto lì in fiera. E poi ovviamente uscirà nelle librerie, fumetterie, poi in tutte le fiere che andrete lo troverete dappertutto. Comunque è un fumetto che sta già facendo chiacchierare, in tanti ne stanno già parlando, appena l'illustrazione della cover è stata resa pubblica ha fatto il giro del web, addirittura in tanti hanno cominciato a freebootarla. Non capisco perché è una cover di un fumetto, perché bisogna andare a rubacchiare, però questi sono altri discorsi di cui parleremo in un'altra sede. Però è stato straordinario, è stato un boom eccezionale e di questo siamo orgogliosi, sia io che il buon Don Alemanno e ovviamente anche la casa editrice. Ci siamo impegnati per portare alla luce il primo volume. Dico il primo volume perché ci sarà poi un secondo volume, un po' come Kill Bill, no? Volume 1 e volume 2. E andrete ad approfondire quella che è la storia e quelle che sono le vicende della nostra piccola Nazi vegana. Come ho detto, ha fatto subito parlare Nazi Vegan Heidi, ha fatto parlare moltissimo la copertina, ok? Di questo fumetto. Ha fatto storcere il naso a parecchi signori e signorine che popolano il mondo del web. Si sono un pochino indignati vedendo una ragazzina di 8 anni che ha questo braccio disteso verso l'alto, fantascienza, cioè non capisco cosa c'è di così scandaloso nel vedere una ragazzina di 8 anni col braccio disteso e con un uccello posato sulla mano. E allora abbiamo deciso di deviare quelli che sono gli algoritmi di Facebook, mettendogliela nel culo a Mark Zuckerberg, cognome impossibile da scrivere, Berg. Abbiamo chiesto alla nuova utenza della pagina di Nazi Vegan Heidi, che vi consiglio assolutamente di andare ad iscrivervi immediatamente, anzi mi fermo 3 secondi. 1, 2, 3, link in descrizione. Dovete andare nel link in descrizione e mettere mi piace alla pagina di Nazi Vegan Heidi, così sarete sempre aggiornati sulle strisce di fumetto, su tutto ciò che avviene, perché non finisce qua. Heidi non si ferma qua, perché lei, la sua battaglia è infinita. Voi dovete capirlo, ok? Quindi mettete mi piace, ok? Vi invito subito adesso. Fermate il video, ok? Grazie. Ora ricominciamo. Comunque, sulla pagina abbiamo invitato tutti i neo fan a creare un'immagine alternativa. Diciamo cercare di creare una censura con stile. E infatti l'abbiamo proprio chiamata con l'hashtag proprio censura con stile. Bellissimo. E io non ho mai riso così tanto. E questa è l'immagine originale, sperando che YouTube
ok YouTube? Ma vediamone alcuni che decisamente hanno attirato la mia attenzione. Ad esempio quello di Salvatore Ciliberti, ok? Lui ci propone la Battle Flip Vegan Heidi, bellissimo, fa la dub tipo. E quindi mi sembra una censura molto molto azzeccata, in grado di deviare quelli che sono le regole di Facebook. Sabrina Tironi invece ci presenta Power Vegan Heidi, sembra il braccio di Maurizio Merluzzo, tipo Merluz Vegan Heidi, mi piace. Enrica Muratore invece ci presenta una versione che peggiora la nostra situazione. Bellissimo lo sguardo dell'uccello. Invece Dino Giglio risponde con un Broken Vegan Heidi. Riccardo Trozzo invece ha fatto questo. È disturbante per gli occhi da guardare. Fatto tipo un Boban Vegan Heidi? Non lo so. Patrick Jonathan Pesce ci regala questo Yo-Yo Vegan Heidi. Lo so, mi fa troppo ridere. Però è una censura azzeccatissima perché... Ah, bellissimo. Grandissimo Patrick. Perché, boh, per adesso è fra le mie preferite. Maria Grazia Sabella invece ci... ci presenta Deo Vegan Heidi. Perfetto. Vabbè, queste sono solamente alcune modifiche presentate da voi, utenti che frequentate la pagina di Nazi Vegan Heidi e che siete diventati, diciamo, i nuovi seguaci, che andrete a sostenere questa campagna agguerrita della nostra carissima Heidi. Quindi vi ringrazio per aver sprigionato la vostra creatività e consiglio a tutti voi di andare presso la pagina di Nazi Vegan Heidi e recuperare quel post. Troverete tante cose divertenti, vabbè, in generale... presso la pagina di Nazi Vegan Heidi vi farete tante risate, per cui vi invito assolutamente a mettere mi piace, ok? Non deludetemi. Per il resto, che dirvi? Vi ringrazio con tutto il cuore, scusate ancora se sono sparito. Ora, pian pianino, ritornerò anche qui su YouTube a fare più video, cercherò di essere molto più presente, cercherò di presentare cose divertenti, cercherò di fare anche cose interessanti come ad esempio questa cosa qua. La vedete? Questo ve ne parlerò nel prossimo video. È una cosa divertente che ho trovato su internet, ma lasciamolo da parte. Ci divertiremo anche con quello e poi ci vediamo a Etna Comics a Catania per il firma copie di Nazi Vegan Heidi. Ci saremo io e Don Alemanno agguerriti, pronti a farvi divertire e a farvi gioire, a farvi urlare e godere, farvi squirtare se è necessario, dal culo. E per tutti coloro che non verranno all'Etna Comics c'è il link in descrizione di Amazon per acquistare il fumetto. E non si sa mai, magari un giorno... verrà un giorno quando ci incontreremo e io ve lo firmerò e magari ci schizzerò sopra. Se è necessario ci infilerò il pene dentro, lo userò come segnalibro. Quindi, grazie mille, noi ci vediamo la prossima volta, tornerò, mi vedrete sempre più spesso. Alla prossima.